Ciao a tutti! In questo video vi propongo una frittata di patate simile alla famosa tortilla di patate spagnola, facile e velocissima da preparare. Gli ingredienti che ci serviranno sono 300 g di patate, mezza cipolla media, 3 uova, olio extravergine d'oliva quanto basta, sale quanto basta e paprika dolce quanto basta. Priviamo le patate della buccia. Tagliamole a cubetti. E mettiamole in una padella. Tagliamo finemente anche la cipolla. Io ho utilizzato una cipolla rossa, ma potete usare quella che preferite. Mettiamo anche questa in padella con i cubetti di patate. Aggiungiamo un filo d'olio. E facciamo rosolare il tutto per circa 10 minuti a fuoco medio. Una volta cotto il tutto, facciamo raffreddare e nel frattempo rompiamo le uova in una ciotola. Aggiungiamo il sale, la paprika, e con una forchetta sbattiamo il tutto. Aggiungiamo alle uova le patate e le cipolle fatte raffreddare. E diamo una leggera mescolata. Facciamo riscaldare un po' di olio in una padella a fuoco basso. Mettiamo al suo interno il composto. Livelliamo bene. E facciamo cuocere con un coperchio. Dopo più o meno 10 minuti, quando la base risulterà ben cotta, giriamo la nostra frittata con l'aiuto del coperchio e facciamo cuocere l'altro lato per altri 10 minuti. Sempre con l'aiuto del coperchio, togliamo la tortilla dalla padella e mettiamola in un vassoio. La potete gustare calda o fredda, è buonissima in entrambi i modi. Se la preferite più alta, ovviamente utilizzate una padella più piccola, questo va in base alla vostra preferenza. Come avete visto, è una ricetta davvero veloce, facile, economica, con pochissimi ingredienti e tanto, tanto gustosa. Se provate la ricetta lasciatemi un commento, se vi è piaciuta lasciatemi un pollice in su e se vi fa piacere iscrivetevi al canale. Io ringrazio i nuovi iscritti, tutti i vecchi iscritti, vi mando un bacio e vi aspetto al prossimo video. Ciao!